Ciao a tutti, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu. Ciao fratelli Nero Azzurri e nonna. Stasera sarete tanti, gli nonne, guffacci. Che cosa vi devo dire? Vi devo dire che niente, quando non gira, non gira. Stava girando e quando non gira, non gira. Che niente fa. Siamo qua a commentare un 2-2 che è veramente una partita dai due volti. Io mi sono anche rotto le scatole di dire c'è tanta amarezza, perché comunque anche stasera, se fossimo riusciti a portare a casa i 3 punti, il campionato era finito, ma fino a un certo punto, perché aspettiamo di vedere cosa farà la Juventus contro l'Atalanta, perché se dovesse perdere altra partita. Con i sequini, ma è giusto così, è giusto così. Mentalmente non ci siamo, ragazzi. Io è inutile che spacco tutto. È inutile, no? Se volete da me un video dove spacco la casa, non posso. È già solo questa. Però comunque, a livello mentale non ci siamo. A livello mentale non ci siamo nella maniera più assoluta. La squadra non è tranquilla, non è serena e gli errori si seguono perché non è possibile non riuscire a amministrare mai il vantaggio. Mai, 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 mai. Veniamo alla partita. Pim pom pam, 1-0 loro. Distrazione, di Skriniar e anche di De Vrij. Andiamo a capire perché. Perché praticamente, De Vrij tiene in gioco. De Vrij purtroppo tiene in gioco il giocatore del Verona. Perché se no poteva tranquillamente essere fuori gioco. E Skriniar si fa saltare come un pollo. E che cosa dobbiamo fare? Errore madornale 1-0 Verona. Ma non è finita qui. Perché? Perché il Verona va ripetutamente vicino al gol. Vanno vicino al gol, prendono un palo. L'Inter completamente in bambola. Non si può iniziare una partita così. A me non me ne frega un cavolo che ormai la spina, purtroppo, anche noi tifosi non è che l'abbiamo staccata, però sappiamo che il campionato è perso. Ma la spina i giocatori non la devono staccare, perché sta cazzo di maglia va onorata sta cazzo di maglia, perché io non posso accettare i cali mentali. No, i cali mentali no, non esistono. Non esistono, siamo l'Inter e io mi incazzo con i giocatori perché non mi incazzo con il mister, ma non per chissà quale motivo. Sono i giocatori che scendono in campo. Dove cacchio avete la testa? Dove cacchio ce l'avete la testa? Eh? Dove ce l'avete la testa? Cacchio di viziati di merda, perché siete dei viziati di merda. Io mi incazzo perché non è possibile che scollegate il cervello, non è possibile. Con calma, veniamo a un primo tempo penoso, 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 ma da vergognarsi veramente. Perché bisogna onorare la maglia. Voi dovete onorare anche lo stipendio, perché se andiamo al lavoro e scolleghiamo il cervello, ci licenziano noi comuni mortali. E io ce l'ho con voi, giocatori cari. Se avete le paturnie, andate a farvi curare, a me non me ne frega niente, ok? Però non esiste l'atteggiamento mentale, mentale, mentale. Il mister si accorge comunque nel primo tempo che non gli stiamo dietro, perché il Verona pressava tutto campo, poi avevano delle marcature particolari, perché marcavano metà a zona e metà a uomo e facevano pressing tutto campo. E io dentro di me dicevo, l'ho detto anche nel mio gruppo, l'ho detto agli amici, no, via audio, secondo me vinciamo 3-1. Pensavo di essere stato buon profeta, e invece no, e ci si è messa l'ennesima minchiata, ok? Vi stavo dicendo, nel primo tempo Conte fa una cosa molto intelligente, passa la difesa 4, e l'Inter piglia campo, il Verona comunque fa fatica ad attaccare come prima, perché c'è un giocatore che ha fatto una grandissima partita, che è il Nino Maraviglia, che mi si mette tra le linee e quindi gli rompe un attimino i piani a loro, gli rompe un attimino le marcature.
Ecco, un primo tempo così penoso, però con un Sanchez veramente, veramente in palla. L'unico, perché nel primo tempo io salvo lui e Godin e Lukaku, a detta di molti, perché attenzione, perché io ne sento, però ognuno la vede a modo suo. Però comunque a me Lukaku è piaciuto e mi è piaciuto anche nel primo tempo. Perché? Perché poverino ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto quello che doveva fare con una squadra totalmente in bambola. Il secondo tempo inizia con un Inter in bambola ancora e questa è una cosa gravissima. Questa è una cosa gravissima. È qua che io mi incazzo con i giocatori. Perché lì vuol dire che proprio... Cioè, che cazzo ci avete? Con la paura? La si prende solo ed esclusivamente in un posto. Quello, bravi. Qualcuno piace? A me no. Ok? Poi andiamo a riacciuffare la partita. Andiamo a riacciuffare una partita perché Luca Econe cosa fa? Si gira su se stesso, prende il palo sulla ribattuta. Candreva mi fa l'1-1. Subito dopo, subito l'1-2, sempre con Candreva. La palla va addosso a Di Marco, che finalmente fa un gol in nerazzurro. Finalmente, finalmente Di Marco, eh? Finalmente, finalmente. E l'Inter sembrava amministrare, tant'è che Conte toglie Lukaku. Sapete che non lo toglie mai Lukaku. Entra un buon Lautaro Martinez, al quale devo dire una cosa: sei entrato in campo benissimo, Lautaro, però porca di una Eva, sai che l'Inter deve chiudere le partite, fa fatica a chiudere le partite. Passala quella palla che andiamo sul 3-1. Passala quella palla, ho capito che vuoi segnare, ma quell'assist valeva non un campionato, ma quasi. Passala questa cacchio di palla. Però che cosa gli devo dire? Nulla, perché è entrato bene in partita e si sono visti sprazzi non del cugino di Lukaku, ma proprio cioè di Lukaku, scusate, di Lautaro, ma è Lautaro vero. E poi quando eravamo già pronti tutti quanti a festeggiare il Verona, perché comunque la partita lì la stavamo facendo noi, siamo andati vicino più volte al 3-1, errore difensivo, e Veloso finalmente ce la mette. Perché finalmente? Perché era già andato nel primo tempo vicino a un gol, se ricordo bene aveva addirittura preso un palo. Errore grossolano, se non mi ricordo, ma mi pare purtroppo di Skriniar. Questa è la partita, questa è la partita, e che cosa vi devo dire? Che c'è veramente un giramento di maroni incredibili. Perché? Perché se fosse fisico il problema, se fosse solo tattico, vedete che non è solo tattico il problema? Vedete che il mister non era rincoglionito? Al mister cosa gli dobbiamo dire? Che doveva togliere prima Valero, che, come dice il mio amico Martino, era 20 minuti che era fermo, eh? Faceva fatica persino a tornare e andare negli spogliatoi. Quindi l'unica cosa che si può dire al mister è questo: non scende in campo lui. La partita l'aveva preparata anche abbastanza bene. Perché? Perché ha invertito i centrali, perché sapeva che Lazio era veloce e non gli voleva dare Godin. Io ho visto comunque bene Godin, il leader di cui tanto parlavo può essere lui, però non basta. Non basta, perché comunque oggi purtroppo mi dispiace perché io stravedo per lui, però. Fare migliori e peggiori oggi non mi sembra il caso, però purtroppo Skriniar oggi ha fatto un errore dietro l'altro. Però che cosa gli dobbiamo dire? Cosa gli dobbiamo dire a un giocatore così, che ama così tanto i nostri colori e si impegna così tanto? Oggi purtroppo non è stata la sua partita. Scusate, ma sono veramente, non sono arrabbiato, cioè sono proprio scarico per il semplice fatto che comunque ormai la partita era finita, ormai la partita era finita e sarebbe stata veramente una vittoria importantissima. Però quando non deve girare nella vita non gira. I ragazzi mi sono anche piaciuti per la reazione che hanno avuto, mi è piaciuto soprattutto il mister, perché il mister finalmente ha letto la partita, forse l'unica partita che ha letto. Non è colpa sua se si addormentano. Perché si sono addormentati, cioè si è addormentata una persona, non lo menziono perché mettere alla croce chi sbaglia, secondo me non è giusto. Però comunque si è visto un primo tempo che assolutamente non solo non è da Inter, non è proprio degno, non è proprio degno un primo tempo del genere. Poi però è stato bravo il mister a riequilibrare subito la situazione tattica. Ragazzi, ci vediamo domani,
Domani farò video live e lo analizziamo un attimino più con calma. Di Milano comunque è sempre il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Io vi voglio very bene a Twitch, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se vi è piaciuto il video mettiamo, spolliciamo un attimino. Ciao ragazzi, forza Inter sempre e comunque, porca troia!